Sì, grazie, grazie, grazie dell'applauso, grazie, però direi basta musica, basta comici, vorrei una parentesi piuttosto seria, l'ho voluta fortemente in scaletta e vi spiego anche il motivo. Noi viviamo in un mondo che sta per finire, signori. Se non riusciamo ad essere un po' più coscienziosi, il mondo finirà. L'ambiente è importante, la nostra terra è importante, bisogna proteggerla. Avete visto nei vari telegiornali Greta Thunberg? La ragazzina svedese, quella col cappello, con le treccine, con l'impermeabile giallo, che sta cambiando il mondo, lo dico soprattutto ai giovani a casa, è qui. Quella ragazza sta cambiando il mondo, bisogna cambiare con lei per salvare i nostri figli. Il suo messaggio è fondamentale. Per cui sono orgoglioso di avere su questo palco stasera, anche se è un programma comico, volevo questa parentesi seria, suo cugino che sta portando come lei avanti una battaglia per salvare il nostro pianeta. Il nostro pianeta è sacro. Quindi vorrei un grande applauso per un eroe dei nostri tempi, Ciro Thunberg. Bravo. Pensate. Questo ragazzo a soli 16 anni sta cambiando. Non ridete! Il momento è molto. Sta cambiando il mondo. Lui va in giro per il mondo a portare la parola di salvezza per noi, per voi e per i nostri figli. Lui salverà il pianeta con i suoi cartelli. Lui non parla perché lui, come negli anni 70, cerca di dire le sue frasi scrivendole sui cartelli, no? Lui protesta così. Quindi io sono curioso di conoscere quale sarà la prima protesta scritta su questi cartelli. Prego. Ecco un tema importante, signori. Ecco, per degradare una lattina impiega 100 anni, ragazzi, 100 anni. È una vergogna, bisogna dirlo a tutti. Oh, ci vogliono 100 anni. Oh, vediamo. Ma tanto tu muori prima. No, scusate, ci sta scherzando. No, ho capito. Il problema è che Ciro è venuto in un programma comico, pensava di dover scherzare anche lui. No, Ciro, sei qui perché devi dire delle cose serie, un messaggio di pace, di amore e di salvezza universale. Ma che fai con la sigaretta? Ma si sceglie! La sigaretta? Ma sei un cretino! Guarda che la sigaretta inquina più di ogni altra cosa, ma sei pazzo! Io te la. Ah! Grazie, bravo. Ok. Ah! Scusate, colpa mia. Era un messaggio, ci sono cascato. Ha ragione. Mi ha gabbato. Il messaggio era: non buttate i mozziconi per terra. Ho sbagliato io, scusate. Hai ragione, questo è un messaggio giusto. Non bisogna buttare i mozziconi a terra. Il mondo va preservato, l'ambiente va salvato, signori. Bravo. Non buttate i mozziconi a terra. Ecco, buttateli a mare che si spengono prima. Scusate, noi siamo contenti di avere. Che cazzo stai facendo, Ciro? Ti ho invitato. Ti infila la treccina in un asse, Ciro, non fu scemo. Ecco, allora facciamo così: Ciro Thunberg, che sta portando avanti questa lotta in tutto il mondo, ora ci farà vedere il suo ultimo cartello. E io, che l'ho invitato qui perché l'ho voluto io, l'ultimo cartello me lo voglio godere come fossi uno del pubblico. Il cartello dell'ambiente, vediamo. Oh. Non trivellate i nostri mari, avete il mare più bello d'Italia qui in Puglia. Non bisogna trivellare i nostri mari, il mare è il bene più prezioso che abbiamo. Non trivellate i nostri mari, non bisogna trivellarli, ok? Trivellate su. Oh, scemo. Ma che fa? Ehi, ma che butti la plastica sul palco? Ma stai inquinando il palco, Ciro! Ma che fai? Oh, ma lo vuoi. Aspetta! Vai! Ma che è? Vieni qua! Vieni.